che ha detto lui, quando uno fa un viaggio di questo tipo desidera sempre essere sorpreso. Solo che se poi il viaggio lo fai a Pasqua, pensi che la sorpresa dentro l'uovo ti aspetti di diritto, no? Non dico risorge, ma almeno sopravvive. E invece niente, muori pure a Pasqua, come tutti i giorni dell'anno. Un'accusa gravissima rispetto ai paesi europei arriva da un'organizzazione non governativa, Sea Watch, che ha detto proprio oggi, rispetto a ripetute richieste d'aiuto, vi siete girati dall'altra parte, avete lasciato morire esseri umani in mezzo al mare. Contact lost, sulla cartina postata dall'organizzazione non governativa Sea Watch, è la definizione che indica il sospetto naufragio. Segnala uno dei quattro gommoni che risultavano in navigazione nel Mediterraneo, con a bordo oltre 250 migranti. L'imbarcazione da dove non arrivano più segnali trasportava il maggior numero di persone, almeno 85, lasciati morire soli nel giorno di Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono. Vi ricordate prima della quarantena, quando perdevamo tutto quel tempo a cercare di spiegare agli stronzi che se uno si mette su una bagnarola in mezzo al mare a rischiare la vita per venire qua, lo fa solo perché il rischio di morire in fondo al mare gli fa comunque meno paura della certezza di morire in un campo di concentramento. Vi ricordate? Buonista. Sì. Buonista, esatto, ci dicevano buonista e finiva ogni conversazione, per questo sto parlando di stronzi. Insomma, pare che manco mo che se stiamo tutti a fare la quarantena, che volevo uscire, che sti muri ci sembrano stretti, che sentiamo la claustrofobia, che sentiamo la libertà negata, pare che manco mo riusciamo a avere un minimo di comprensione, di pietà, di empatia, di interesse, di curiosità, almeno quella. Per gente che la quarantena se la fa da anni, torturata, dentro un gabbione in Libia. Ma comunque, pure Pasqua, no? Allora, però bisogna essere precisi, raga, la quarantena libica non va confusa con la nostra, perché ha delle norme molto più severe e al tempo stesso un po' contraddittorie. Parte da molto prima, ma viene negata da sempre. A differenza nostra, loro sono costretti a rimanere dentro una cella, che è oggettivamente brutto, però per esempio hanno la fortuna di non dover rispettare il distanziamento sociale, perché stanno tutti accalcati, uno addosso all'altro, capito? Possono abbracciarsi, baciarsi, darsi la mano, cioè, voi dite, sono fortune. Noi, a noi quanto ci manca la vicinanza proprio dei corpi? Ecco, invece loro questa fortuna ce l'hanno. Invece di data la mochina viene torturato e stuprato anche più volte le stesse persone finché ce la fai. Questo lo fanno perché così il tuo corpo reagisce, si robustisce secondo loro. Per le malattie si punta tutto sull'immunità di gregge e su una selezione darwiniana. Chi ce la fa resiste avanti, chi non ce la fa finirà nel bollettino della protezione civile libica, cioè avranno pure loro, no? E quello è il modello Libia. Il modello Libia sui governi italiani ha sempre avuto un fascino perverso. PD, Lega, 5 Stelle, PD, 5 Stelle, per anni, invece di essere contenti di salvare e portare qua un po' a questi pori cristi, hanno sempre fatto a gara a chi ne faceva arrivare di meno. Con me ne sono arrivati 50.000, con me ne sono arrivati 30.000, 30.000, con me ne sono arrivati 10.000, 10.000, immigrazionista, con me ne sono arrivati 7. Con mio non sono proprio arrivati, con mio ci siamo andati noi, sempre avete le statistiche migliori. Ma la cosa folle è che nonostante tutto questi continuano a partire, pure mo che non si potrebbe partire, che non si potrebbe viaggiare. Allora dillo che te vuoi complicare la vita, insomma. E la cosa incredibile è che continuano a crepare, pure mo che in teoria si crepa solo dei coronavirus. Come si fa a ragionare con sta gente? Così mi sballi tutte le statistiche, mi sposti al fuoco mediatico sul mare, che a noi in questo momento del mar Mediterraneo non ce ne frega un cazzo, e la conseguenza qual è? Ripiano fiato Salvini e Meloni, quelli stanno ancora attaccati al MES, di cui non ci capiscono un cazzo, non gli pare vero. Oddio, ci stanno i negri in mezzo al mare, ci stanno a sbaccare, non guarda che ce ne stanno pure certi che sono morti. Ah, sono morti. Sì, ma ci stanno quelli che stanno a sbarcare, però, ci stanno quelli che stanno a sbarcare. C'è sta pure chi se salva. È incredibile, non ci si crede, c'è sta pure chi se salva, regà. I tried to figure if it was real or just a fixture. Sometimes it winks at me, sometimes it smiles, sometimes it looks at you 'cause it can see for miles. I hadn't noticed that the brick had made the picture. I'm sick of ashtrays outside the piano and picture. Sometimes it winks at me, sometimes it smiles, sometimes it looks at you 'cause it can see for miles. Thank you, guys. Thank you, Guardia Costera. Thunder sky, don't break as I walk home. I want to keep dry. Hello, Propaganda Live. Thank you very much for being interested in the situation of Itamari. I must say that these people has been
for a long time on the sea, at least 5 days. Most of them, they are on a very weak situation. We don't have doctors on board because the ship was not doing any kind of rescue. Many of them, they have been evacuated following instructions of radiomedical services of Italy, that also we must say that they are working very hard with us and they are supporting us as far as they can. And also at this point, the response of Italy, it's quite solidarity and quite responsible. So we are asking also for a place of safety for finishing of the disembarking of these people. Thank you very much. And a big hug for all Italy and all the people that is working on the side of solidarity. Solidarity is not giving what you have left over, it's giving what you lack. Thank you very much. Big hug. Allora, quella era un'immagine, un applauso. Lui si chiama Iñigo Mijangos, è il presidente di Aita Mari, che è questa imbarcazione spagnola, sono baschi, che ha dato soccorso, si trova ancora in mare, questi sono gli ultimi appunti presi, senza soluzione, ma si sta avvicinando alla costa occidentale della Sicilia. A bordo ci sono ancora 36 migranti, dei 43 che avevano soccorso il 13 aprile, avete visto ci sono state alcune evacuazioni, anche con la guardia costiera, che avete visto l'imbarcazione della guardia costiera che arrivavano, alcuni dei migranti, delle persone salvate venivano affidate a loro per problemi di salute. Ma non è l'unico caso quello di Aita Mari, l'altro caso è quello dell'imbarcazione dell'Alan Kurdi. Le immagini che vedete, adesso ci occupiamo di Alan Kurdi, sono quelle di un salvataggio in mare ostacolato dalla Guardia Costiera Libica, che è abbastanza purtroppo un classico salvataggio, che poi comunque è andato in porto nel senso che è stato realizzato, non che è andato in porto. Questo, no, scusate, perché focus on your chops. No, 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 no. To left. No. You're allowed to cross to the fast boat. Vedete, questa è la situazione purtroppo ormai abbastanza classica. Là c'è il barcone con i migranti, ancora senza giubbotto di salvataggio. Qua ci sta il gommone della CIA e dell'ONG che sta andando a salvarli, e qua arriva la motovedetta della Guardia Costiera Libica a cercare di impedire questo rescue, questo salvataggio. Cosa succede di solito in questi momenti assolutamente tesi, perché ogni tanto si spara anche, in questo caso anche ci sono stati, se non sbaglio, dei colpi in aria, succede che chi si innervosisce più di tutti sono i migranti. E spesso si buttano in mare, ed è lì che accadono di solito le tragedie. Go back, go back, no, no, go back, no, no, no. Not safe for them. Put the beer, put the beer. No, any. No, shout, shout, damn it. Hey, stop, stop. Go, don't go near, go near. Stop. Best news, Russell, huh? So take him in, take him. Yeah. Slowly and one by one. This is love. This is love. But I feel it. This is love.
Amnesty Propaganda Live. Il mio nome è Caterina Sofegni, sono il medico volontario a bordo della Lampurdi, l'imbarcazione tedesca della ONG CI. Il 6 aprile abbiamo salvato 150 persone che stavano cercando di raggiungere l'Europa su un'imbarcazione di legno e da allora stiamo aspettando direttive dalle autorità competenti. Dopo il salvataggio abbiamo fatto un controllo medico a tutti gli ospiti e nessuno presentava segni di tubercolosi o coronavirus. Quello che invece abbiamo riscontrato è la presenza di traumi psicologici e segni di torture subite. Il governo italiano ci ha finora assistito rifornendoci di cibo e medicinali e facendo sbarcare i casi più urgenti. Il morale e le condizioni a bordo peggiorano di giorno in giorno. Ieri siamo stati costretti a far sbarcare urgentemente delle persone per tentato suicidio e oggi un altro ospite si è tuffato in mare per cercare di raggiungere l'Italia. Questi eventi, così come l'incertezza sul futuro, fanno aumentare la frustrazione e la paura. Siamo molto grati al governo italiano e alla ministra De Micheli per l'offerta fatta per risolvere la situazione. Attualmente ci troviamo in acque internazionali presso Palermo e stiamo aspettando una risposta dalla Germania, poiché la Lampurdi batte bandiera tedesca. Ci stanno pure quelli che non credono. Allora, un applauso intanto alla Lampurdi, alla dottoressa Caterina Ciufegni. Allora, a Lampurdi di CI oggi ha trasferito 149 migranti sul traghetto Rubattino della Tirrenia dopo 12 giorni in mare, che abbiamo un po' raccontato e documentato con le immagini che ci hanno mandato, per la quarantena. Il loro personale farà quarantena a bordo della loro nave e questa è la situazione. E andiamo avanti. Mannaggia, come fanno non lo so, perché ormai in mezzo al mare a salvarli non c'è rimasto più nessuno quasi. E quelli che non crepano ci fanno un cazzato tantissimo. Uno dice, ma come cazzo ha fatto con un gommone bucato in mezzo al mare, al buio, al freddo, al gelo, di notte, uno sopra l'altro, e il mare mosso e non sei morto. Ma cazzo c'hai i superpoteri? E siccome rusichi, li tieni a bagnomaria a mezzo al mare. Voglio vedere quanto resisti. Solo che prima gli chiudevi i porti perché eri un po' stronzo e un po' razzista. Mo' gli chiudi i porti perché sei un po' stronzo, però c'è sta il coronavirus. Beh, prima gli dicevi che la Libera è un porto sicuro come in Italia, per cui tanto voleva rimanere là più al sole, che viene a fare da noi? È tanto bella l'Africa. Ora gli dice che non solo la Libia, ma manco l'Italia è porto sicuro. Là c'avete la guerra, ma noi c'avete il coronavirus, che è guerra pure questa, eh? E che famo, guerra e guerrastri? Oh, stiamo in guerra pure noi, eh? Sì, finalmente, mica solo voi in Libia. C'avevamo pure noi le milizie nostre. Infermieri e medici da una parte, la sanità lombarda dall'altra, resti in mezzo al mare, te fai culla. Alla fine poi è pure piacevole, quante volte ci siamo messi in mezzo al mare sul materassino così che non volevamo scendere mai. Dai, ancora che se lamenta. Ma che ha detto mare? Il mare. Chissà se ci potremo andare al mare. Noi.